E bella a tutti, siamo tornati in questo nuovo video per parlare della partita che si è appena conclusa tra Roma e CSKA Sofia, che diciamo per il primo tempo non ho seguito troppo, ma ho seguito un po', diciamo, una buona parte. Il secondo tempo ho seguito tutto, ma la Roma ha giocato male, 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 che ritorniamo a quello che la Roma ha sempre avuto, cioè che arriva in alcuni momenti. Ho alcuni giocatori in alcuni momenti in cui fa male. Oggi sono stati i giocatori che erano in campo che hanno fatto veramente male, 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 male. E mi hanno fatto veramente un po', possiamo dire così, incazzare male. Perché veramente, cioè, non è possibile vedere che la Roma fa 0-0 contro, scusate, contro degli Scarpari, come quelli del CSKA Sofia, che sono venuti degli Scarpari, vengono dalla Bulgaria e che forse era la prima loro Europa League di sempre. Comunque la Roma sinceramente ci cioè, deve giocare più, come ha giocato con il secondo tempo con lo Young Boys, piuttosto che come ha giocato oggi. E secondo me, per esempio, tipo Jesus, Karsdorp, e anche Borja Mayoral li possiamo dare tutte le attenanti che vogliamo. Lo so che dovrà crescere, però non mi piace proprio, non mi piace proprio. E non mi piace proprio, non mi piace proprio. E niente, quindi possiamo dire che Karsdorp è veramente male, 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 male. C'ha la panza, Jesus male. Mkhitaryan ultimamente non mi sta piacendo molto, come anche Cristante, anche se non ha fatto proprio malissimo, ma non mi piace. Bruno il Pera sempre, vabbè, lo sappiamo che lui è così, quindi. Poi, vabbè, Santos è fatto male ieri. E ripeto, Jesus e Carter hanno la panza, siamo da una svegliata. E quindi è veramente, veramente difficile andare a commentare delle partite che veramente sono scandalose. Salviamo il fatto che, vabbè, comunque Mkhitaryan ha preso la traversa su una buona giocata di Villar. Poi, vabbè, Dzeko qualche buona cosa, ma poco. E dobbiamo anche ringraziare che loro facevano cagare. Diciamolo veramente, loro facevano cagare male. E col fatto che facevano cagare male, abbiamo avuto la fortuna, insomma, di non subire gol, perché a un certo punto c'era tipo contropiede e Paolo Lopez l'ha parata. Paolo Lopez che non sta facendo male in Europa League. E vabbè, Smalling bene, ma deve riprendere forma, perché comunque è appena tornato. E vabbè, non forma, comunque deve riprendere minutaggio più che forma. E niente, abbiamo bisogno di Calafiori che ritorni, di Diawara che ritorna al Covid. E di prendere un po' di stabilità anche Carles Perez non mi è piaciuto. Manca un Zaniolo, manca anche eventualmente, guarda, ve lo dico, anche eventualmente un Pastore nella miglior forma, che l'anno scorso tipo c'erano delle partite che giocò, non le giocò nemmeno male, se devo essere sincero, però sta sempre rotto, cioè. Quindi diciamo che secondo me quest'anno un El Shaarawy ci avrebbe fatto comodissimo. Anche perché lo mettevi, lo potevi mettere po e potevi scambiare senza problemi lui, Mkhitaryan e Pedro, e poi Carles Perez, appunto, perché avendo, è vero che tu puoi avere Cristante che può giocare lì, ma non lo fa giocare lì, cioè secondo me, come tu hai provato Pellegrini giù e sta facendo bene, forse anche meglio di come faceva sopra, secondo me, cioè in mediana piuttosto che come trequartista. Secondo me bisogna provare anche Cristante sulla tre quarti, come giocava a Bergamo magari, per fare anche bene. E quindi insomma questo, sono un po' deluso, ma comunque va bene perché alla fine siamo secondi, perché un'altra partita è finita 1-1, quindi adesso è 4-4-1-1 come risultati, come punti. E vabbè, ovviamente dobbiamo ancora giocare noi con il Cluj, poi rigiocare con il CSKA Sofia, però secondo me con il CSKA Sofia, cioè, dobbiamo sperare che o nella partita, cioè,
quella prima e dopo ci siano delle squadre un po' più abbordabili in Serie A, così almeno puoi mettere un po' più di titolari invece di mettere solo i panchinari, e magari così facendo, e poi sperando che ritorni Diawara, che ritorni Calafiori e tutto quanto, che Calafiori io lo voglio vedere perché secondo me Spinazzola è un po' spompato pure oggi, qualche volta ha sbagliato e niente, quindi non lo so, cioè sinceramente se può non si può fare, non si può fare, che fai delle partite bene, le prepari benissimo, le fai bene, giochi anche bene, e poi delle partite come oggi che per esempio quella con la Juve è giocata bene, vabbè che poi perdi, vabbè perché loro c'hanno Ronaldo, e poi questa che magari la, cioè che la giochi malissimo, cioè non capisco come fai a passare da un estremo all'altro, cioè. Quindi, boh, vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, poi scriveteci al prossimo video, bella.